Prima candelina per il Consiglio regionale, guidato da Antonio Mazzeo. Il presidente ha presentato l'importante anniversario, racchiuso in una pubblicazione che documenta tutti gli atti fatti dall'Assemblea Toscana. Inaugurata la prima sede distaccata del Consiglio regionale, è collocata nel Parco di San Rossore e rappresenta un passo concreto per andare incontro ai cittadini. Mazzeo, un luogo per dare voce alla gente. Due giorni dedicati all'escursionismo e tutte le novità che riguardano un settore in crescita. Tra queste, un atlante e un'app per percorrere i sentieri toscani in sicurezza. La salita è iniziata subito, con il lungo lockdown che ha costretto il paese e tutte le istituzioni a riaggiornare la quotidianità. Il Consiglio regionale lo ha fatto appena entrato in carica e adesso, un anno dopo, può tracciare un bilancio, delineato dal presidente Antonio Mazzeo, che ha parlato degli sforzi fatti per mandare avanti l'attività consiliare e consentire, anche a distanza, di regolamentare la vita della comunità toscana. La pandemia, gioco forza, ha contribuito a un salto evolutivo del livello tecnologico, che oggi trova compimento nel nuovo sito informativo dell'Assemblea. È stato un anno difficile, complicato per tante famiglie toscane, per tante imprese, ma io voglio ringraziare il lavoro di tutti i colleghi consiglieri regionali, dei colleghi membri dell'ufficio di presidenza, i capigruppo, perché abbiamo dimostrato tutti insieme senso di responsabilità in un tempo difficile. Abbiamo cercato di lavorare insieme per dare risposte, le migliori ai cittadini della Toscana. A volte forse non ci siamo riusciti, ma l'abbiamo fatto davvero sulle questioni principali, cercando di ascoltare tutte le voci, anche quelle più critiche, con un unico obiettivo: fare in modo che i cittadini potessero uscire velocemente da questa terribile pandemia. Ora abbiamo il compito di rilanciare, cercando da subito di fare in modo che questa diventi davvero e fino in fondo la casa di tutti i toscani. Abbiamo investito tanto su un processo di apertura, di partecipazione attraverso strumenti di digitalizzazione più evoluti. Io voglio ringraziare anche gli uffici che in questi mesi di lavoro, anche a distanza, ci hanno supportato nel trovare le soluzioni migliori. E da ora ci sarà un nuovo sito in consiglio.it in cui sarà possibile seguire attraverso strumenti evoluti l'iter delle nostre leggi, prendere pareri, sollecitazioni che arrivano dai cittadini. Risultati che, come ha detto Mazzeo, rappresentano il punto di partenza. L'obiettivo è guardare lontano, al 2050, alla Toscana dei nostri figli. Ora dobbiamo guardare avanti, lanceremo questa idea su cui stiamo lavorando di fare una fotografia di quella che sarà la Toscana del 2050, la Toscana dei nostri figli, una terra aperta, accogliente, una terra che guardi al futuro senza subire i cambiamenti enormi che stiamo vivendo. È una sfida complicata, ma sono certo che con l'impegno di tutti i colleghi e di tutte le colleghe saremo in grado di dare quelle risposte che oggi servono. Al suo fianco i due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci. Entrambi hanno raccontato ostacoli e successi degli ultimi 365 giorni. Un bilancio di un anno importante, va dato merito all'attività dei colleghi, in particolar modo del presidente e di tutti i gruppi consiliari, che non ha mai interrotto la propria attività. Era un esempio, un dovere che dovevamo in un anno difficile, quello della pandemia che terminava e che doveva rilanciare questa azione di contrasto alla pandemia, ma nel frattempo non poteva interrompersi l'attività di sostegno e supporto al lavoro della nostra giunta regionale, iniziative legislative. Credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione, con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che io ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consiliari, quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita fondamentalmente di collaborazione nel distinguo dei ruoli, quindi un anno positivo che ha visto dei passaggi importanti. Penso innanzitutto il sostegno all'attività di vaccinazione e l'importanza e il sostegno al nostro presidente, e nel contempo un anno che ha visto iniziare degli iter legislativi importanti, e quindi credo che questo sia stato l'elemento più importante di un'assemblea legislativa come la nostra, che non poteva fermarsi, non si è fermata, ha dato questo esempio e credo che sia corretto proseguire in questa direzione. Un anno particolare che è stato segnato dalla pandemia
e quindi con delle modalità particolari di svolgimento dei lavori. Quello che anche nell'ultimo ufficio di presidenza ho auspicato, trovando una sensibilità per altro comune, è quello che si svolga sempre più in presenza il lavoro. E questo è fondamentale, con tutte le norme che devono essere osservate. Questi sono segnali importanti, ecco, di ritorno un po' alla normalità al quale tutti noi auspichiamo. Di certo c'è stato un tentativo continuo di parlarci, di confronto, per rendere sempre più trasparente, aperta, ecco, diciamo questa che è praticamente il cuore della regione toscana, per far sì che i cittadini toscani possano essere finalmente debitamente informati delle nostre attività. Ecco, ci sia quella digitalizzazione, quella trasparenza necessaria per far sì che tutto si svolga veramente in modo chiaro. Più vicini alla gente. Antonio Mazzeo, fin dal primo giorno alla guida del Consiglio regionale, ne ha fatto un punto di impegno. Adesso, con l'apertura della sede distaccata nel parco di San Rossore, il progetto trova concretezza. Un luogo per dare voce a tutti i cittadini. A Pisa era presente anche Diego Petrucci, segretario dell'ufficio della presidenza, che ha parlato dell'iniziativa come la migliore risposta per fronteggiare la disaffezione delle persone dalla politica, come dimostrato nell'ultima tornata elettorale. Avvicinare le istituzioni ai cittadini era uno degli impegni che ci siamo presi all'inizio di questa legislatura e oggi, aprendo questo luogo di incontro, questo spazio di ascolto, non è uno spazio di ascolto del Presidente del Consiglio regionale, ma è uno spazio di ascolto di tutti i consiglieri regionali. Il nostro obiettivo è guardare le persone negli occhi e cercare di dare quelle risposte, specialmente in un tempo post-pandemico che i cittadini, le associazioni, le imprese, le categorie economiche ci propongono. È qualcosa di importante e di altamente innovativo. Lo facciamo oggi a Pisa, lo faremo negli altri territori della Toscana, perché l'obiettivo è sempre più quello di fare il Consiglio regionale un luogo aperto che arrivi in quella che abbiamo chiamato la Toscana diffusa, dovunque, e dia quelle risposte che i cittadini da tempo aspettano dalla politica. Le ultime elezioni ci hanno dato un ulteriore messaggio della disaffezione dei cittadini dalla politica e noi invece dobbiamo far conoscere il lavoro che facciamo, i temi della sanità, dell'ambiente, dell'innovazione, e lo facciamo in uno dei luoghi più belli della Toscana, nel parco di San Rossore. Questo è un luogo delle opportunità, un luogo che può diventare davvero esperimento per le imprese, per i soggetti che vogliono investire sulla sostenibilità. Il futuro del nostro paese passa attraverso la sostenibilità, il futuro della Toscana passa attraverso la capacità di saper leggere in anticipo il futuro, ed è quello che vogliamo fare qui a San Rossore. Forte astensionismo è un dato oggettivo rispetto al quale la politica e le istituzioni si devono confrontare, quindi avvicinare le istituzioni ai cittadini, ai territori è comunque un dovere in questo momento più che in altri momenti storici. Il fatto di aprire questo ufficio della Regione Toscana qua a Pisa dentro il Parco di San Rossore va in questa direzione. Inoltre, come ho sottolineato e voglio sottolineare anche in questa occasione, a far capire che la Regione non è soltanto Firenze. Troppo spesso, anche giustamente, si è pensato che la Regione Toscana fosse una questione fiorentina o dell'area metropolitana fiorentina. No, la regione è comunque un'istituzione di tutti, i territori, e quindi è giusto che ci sia anche una rappresentanza forte nel territorio di Pisa che merita un tipo di attenzione di questo genere. Un atlante per guidare il visitatore. È un congresso, il secondo in assoluto, per tracciare il futuro. Domani si aprirà la due giorni della Federazione Italiana Escursionismo e non mancano le novità. Alcune sono state presentate in Palazzo del Pegaso, quando è stata illustrata anche un'app per tutti i viaggiatori. Un punto di unione tra tradizione e innovazione, secondo il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Al suo fianco Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico, che si è soffermata sulle possibilità culturali ed economiche del settore. Sono davvero contento di poter ospitare qui questa importante conferenza stampa che si muove esattamente nella linea che abbiamo tracciato in questa legislatura in Consiglio regionale, cercare sempre più di fare
di questo luogo, un luogo aperto, un luogo d'ascolto, un luogo di valorizzazione di tutti i cambiamenti che attraverso le nuove tecnologie, e qui presentiamo quelli che sono i sentieri digitali attraverso una app che permettano ai cittadini di poter conoscere meglio il nostro territorio, di poterlo vivere in maniera moderna, di poter costruire le condizioni perché ognuno si senta sempre più a casa sua nella nostra Toscana. Un grazie davvero agli organizzatori, un grazie alla collega, alla Presidente Bugetti, per aver voluto portare qui nelle sale del Consiglio regionale questo momento e davvero che sia la strada, a proposito di sentieri, giusta da perseguire. Io ne sono convinto e farò di tutto perché nei prossimi anni la Toscana, il Consiglio regionale diventino sempre più un luogo in cui l'innovazione e la tradizione si possano legare insieme. Diciamo che siamo onorati di presentare nella sede del Palazzo del Consiglio regionale il congresso del FIE, degli escursionisti, perché si aprirà in questa giornata importantissima in un momento che viene dopo i lockdown, la pandemia, in un momento in cui la stessa regione ha provato anche durante i lockdown a dare una possibilità agli escursionisti a poter ampliare il loro raggio di passeggiate. Per noi è importantissimo perché specialmente dopo il periodo che abbiamo vissuto c'è stato un recupero, un ritorno, un'attenzione alle nostre montagne, ai nostri percorsi e anche alla rete escursionistica europea di cui parleranno in questo congresso. Per noi vuol dire sviluppo economico, vuol dire PIL, vuol dire turismo, ma vuol dire anche salute. Quindi è un tema che coniuga tanti aspetti e soprattutto tante associazioni in rete che esistono da tantissimi anni e che fanno quell'azione sociale che ci permette di far scoprire le nostre bellezze. Quindi è sicuramente un motore turistico, ma è anche qualcosa che parla di benessere e che parla di un recupero di una parte della nostra Toscana che spesso è nascosta e quindi loro ci aiutano proprio a scoprire le bellezze della nostra regione. L'iniziativa vedrà come protagonisti Domenico Pandolfo e Angelo Michele Latorre, rispettivamente presidente nazionale e regionale della federazione, che hanno parlato del ruolo rilevante della Toscana. L'iniziativa del congresso è una necessità perché i tempi sono cambiati rispetto agli anni della fondazione della federazione, per cui c'è stata un'evoluzione di carattere sociale che ha fatto ritenere alla dirigenza della nostra federazione di doversi misurare con i tempi, quindi quale opportunità migliore è quella di raccogliere l'opinione totale della nostra base, per cui dai documenti che sono stati gli atti preparatori del congresso e da cui poi verrà fuori una decisione programmatica per gli anni a venire. C'è tutta la motivazione per cui il congresso è stato organizzato. Per noi è un grande onore ospitare qui a Firenze il congresso nazionale, che è il secondo dopo il primo che ha segnato la rifondazione. È un momento dopo la pandemia di rinnovamento, cioè sono stati fatti dei tavoli che hanno lavorato per un anno e mezzo e che stanno definendo quello che sarà il programma per i prossimi 5 anni della Federazione Italiana Escursionismo. È un po' come un'azienda che fa il business plan per il futuro e periodicamente verifica dove siamo arrivati e altro. In Toscana il movimento è molto forte, abbiamo 37 associazioni e pensiamo con alcune discipline tipo la marcia acquatica e altro coinvolgere tutte quelle associazioni di volontariato che hanno a che fare con il mare, circoli nautici, eccetera. L'Atlante digitale dei sentieri d'Europa, che consente attraverso un'app di percorrere in sicurezza la rete dei cammini, è un progetto pilota, messo a punto nella nostra regione. L'applicazione FIEMPAS è già operativa per la sezione tosco-emiliana del sentiero E1, che parte dal Passo dei Due Santi, e si conclude dopo 408 km al passo di Bocca Trabaria, al confine tra Umbria e Marche. Lo step successivo è la traduzione in inglese e in francese.